Benvenuti cari amici di mobilevice.it. Quest'oggi parliamo di Xiaomi Redmi Note 3. Andiamo a fare la sua recensione, quello che non mi ha convinto, cosa mi ha convinto di più, cosa di meno, lo vedremo direttamente in recensione. Vi dico solo una cosa: attenzione alla ricezione, a ROM non italiana, ma grande batteria, ottimo display e perfetto design. Tutto molto buono, nostra versione 3 GB di RAM e 32 GB di ROM. Costo circa 200 euro, poi andremo a vedere. Ci vediamo allora tra pochissimo nella nostra fast review e nella review completa, in base a dove mi state vedendo. Ciao! Benvenuti cari amici mobileos.it alla fast review di Xiaomi Redmi Note 3. Partiamo subito dalla parte telefonica che funziona abbastanza bene. Qualche problemino semplicemente per la mancanza della banda da 800 MHz e di tenuta segnale in zone poco coperte. Padiglione auricolare che funziona bene, ma si poteva fare di più, forse una qualità discreta ma non eccellente. Invece problema per il 4G con la mancanza della banda degli 800 MHz, sicuramente si sente un pochino di più. Per quanto riguarda invece l'audio molto buono sia dal punto di vista del via voce sia per l'ascolto della musica. Ci andiamo a sentire subito. Purtroppo l'audio tende un pochino a bloccarsi quando il telefono è poggiato. Galleria, ci andiamo a vedere subito alcune foto che abbiamo realizzato. Foto in notturna molto buone, fotocamera con due flash LED da 13 megapixel, vedete, foto molto buone in notturna, ci siamo. Foto che sono buone anche di giorno, le macro vengono bene, purtroppo non ci fa fare troppo zoom Xiaomi, ma le foto sono molto buone. Video registrati in full HD, anch'essi di buon livello. Schermo, display che è un Full HD di tipo IPS, e devo dire che ha degli ottimi angoli di visione. È possibile poi andare a lavorare lato software per modificare proprio i colori, quindi da questo punto di vista ci siamo. Funziona bene anche il sensore di luminosità, nessun grosso problema. Browser internet, direi che è un buon browser, forse un po' troppo parti in cinese, quindi vi consiglio di utilizzare anche probabilmente qualche browser più conosciuto tipo Chrome, tipo Mozilla o altri che sono totalmente scaricabili gratuitamente dal browser, dall'App Store, anzi dal Play Store. Questo per quanto riguarda la fluidità, comunque il telefono è buono, ha un hardware molto interessante. La nostra versione è con MediaTek Helio X10, ma con 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna, non espandibile, dual SIM, entrambe micro SIM, memoria interna è da circa 27 GB, quella effettiva libera. GPS tutto bene, risposta al touch del display, nessun tipo di problema. Dal punto di vista invece dei giochi, ci andiamo subito e concludiamo qui la nostra fast review. Purtroppo i giochi hanno dei grossi problemi su questo telefono perché credo che non siano ottimizzati. Manca anche il Play Store, l'ho messo ma manualmente, ma credo che soffra proprio di qualche problema di ottimizzazione. Vedete come il gioco in realtà ha proprio delle grosse problematiche a funzionare. Questo era quindi la fast review di Xiaomi Redmi Note 3, batteria da 4000 mAh, eccezionale, grande autonomia, ci fa coprire tranquillamente una giornata arrivando fino a tarda notte senza appunto problemi, con tanta batteria ancora rimanendo almeno un 20-30%. Direi quindi che è tutto per questa fast review. Per la recensione completa ci vediamo sempre su mobileos.it. Ciao.